Le Mans Classic 2022, questa manifestazione incredibile in cui tutte le macchine sportive degli anni 50, 60 vengono qui, si danno appuntamento, ma non statiche, girano in circuito, quindi è un momento incredibile per percepire, è quasi una sorta di macchina del tempo con il quale tornare indietro ai tempi delle corse, quelle più eroiche, quelle in cui le macchine erano completamente meccaniche, idrauliche e non c'era elettronica a facilitare il compito dei guidatori. Qui sentite il volume perché siamo veramente nel pieno di questa manifestazione. Ebbene, qui Mercedes è venuta in forze, è venuta a celebrare le vittorie, i momenti topici della sua carriera sportiva, perché sono venuti quasi tutti qui in Francia. Pensate che il primo motore che è stato montato sulla prima corsa automobilistica che viene ricordata, che è stata in Francia, era su una Peugeot, ma era un motore della Stella, un motore praticamente di Daimler. Qui dietro le mie spalle vedete una 40 PS, quindi una delle automobili moderne sportive, perché Jelinek spinse Daimler e Maybach a fare una macchina molto più compatta, molto più bassa, che improvvisamente vinceva tutte le gare, perché naturalmente con un baricentro più basso riusciva ad andare molto più forte delle altre. Tanti anniversari celebriamo qui alle Le Mans Classic. Il primo di tutti, i 70 anni dell'SL, perché era nel 1952 che la W194, quindi la macchina sportiva da corsa che poi ha originato l'SL Dalli di Gabbiano, in quell'anno stravinceva qui a Le Mans, ma anche in altre occasioni, la carriera panamericana, la mille miglia. Ed oggi, a 70 anni di distanza, abbiamo portato la nuova SL, la R232, che fa il suo debutto e che è una macchina molto sportiva. Un altro anniversario che celebriamo qui a Le Mans sono i 40 anni della compatta, della Baby Benz. Ma perché la 190 è qui in una celebrazione di un evento sportivo? Perché in realtà questa macchina ha dato origine, prima attraverso la 190 2003 16 valvole, ha dato a tutte le automobili che hanno stravinto nel campionato DTM, nella generazione della 201, poi avanti con la serie 202. Un altro anniversario importante, questo del 1972, sono passati 50 anni, è quello della classe S, della serie S, la 6.9, la regina dell'autostrada, 8 cilindri, una macchina incredibilmente potente, ma incredibilmente lussuosa. Tutti questi anniversari sono celebrati qui a Le Mans, in un'atmosfera incredibile. Chiunque di voi in futuro mai vi capiterà di venire qui, beh, vi dico, fatelo, perché ci sembra proprio di trovarsi in una macchina del tempo.